Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti in Crypto Investing Guide. Iniziamo naturalmente parlando subito delle news di mercato che sono sicuramente quelle più importanti, ossia l'open interest raggiunto di 2 anni fa, quindi raggiunge i massimi quando il prezzo di Bitcoin è a 53.000 dollari e naturalmente violato l'account X, quindi l'ex Twitter di MicroStrategy, famosa attualmente azienda che si occupa proprio di fondi di investimento su Bitcoin, è stato violato e parleremo quindi dell'hackeraggio dell'account X di MicroStrategy. Mi direte naturalmente cosa c'entra l'account X con un account che possono rubare praticamente anche da un social i soldi presenti su un fondo di investimenti. Ebbene, non proprio, ma dovete stare attenti e capire le dinamiche del mercato. Ma prima di iniziare a parlare naturalmente di questo e naturalmente visionare anche l'andamento dei prezzi Bitcoin e Ethereum e non solo, vi invito sempre ad iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella per ricevere gli aggiornamenti futuri e naturalmente a lasciare un like che arriva a voi non costa nulla, ma è importante per il mantenimento del canale stesso all'interno della piattaforma di YouTube. Andiamo quindi a parlare subito del Bitcoin che si ferma a 53.000 dollari mentre l'open interest sui future raggiunge i massimi di 2 anni. Naturalmente il 20 di febbraio, se dovessimo andare naturalmente a ragionare un attimo sulle indicazioni che ci vengono dite da questo articolo di Cointelegraph, ha raggiunto un nuovo massimo dal 2024 Bitcoin, assegnando attualmente i 53.000 dollari, anche se si sta muovendo intorno a questo prezzo, o comunque intorno ai 50.000, muovendosi lateralmente, come si suol dire in inglese, sideways. Gli operatori naturalmente citano i consistenti afflussi verso gli ETF dei Bitcoin spot e l'imminente evento dell'halving che avverrà naturalmente molto a breve, non solo dell'halving ad aprile, ma a marzo, vi ribadisco, tra qualche giorno, il 13 di marzo, ci sarà anche l'aggiornamento Duncan di Ethereum, nuovo aggiornamento su privacy, riduzione dei costi ulteriori, perché sapete comunque Ethereum è molto cara per quanto concerne le fee, le commissioni da dover pagare quando si trasferiscono dei beni e quindi potrebbe essere utile non solo per sicurezza, vantaggi tecnologici, ma non solo, anche riduzione dei costi. L'open interest naturalmente dei futures su Bitcoin ha toccato i massimi da 26 mesi. L'open interest, ho indicato naturalmente quando si opera su questi termini OI dai futures su Bitcoin, ha toccato questi massimi. Questo dato naturalmente indica un aumento dell'attività di trading intorno alla più grande criptovaluta del mondo, ossia Bitcoin, per capitalizzazione di mercato, e i dati di CoinGlass, piattaforma di trading che comunque abbiamo più volte citato e mostrato, indicano proprio che il 20 febbraio l'open interest to totale per i futures su Bitcoin, ossia i derivati, quelli che operano praticamente su questi concetti un po' più avanzati dei trader, ha raggiunto i 22,69 miliardi di dollari, che è un massimo dall'11 di novembre del 2021, quando toccò i 23 miliardi di dollari, quindi ha quasi raggiunto praticamente il valore del 2021. Nel 2023, quindi, l'open interest dei futures di Bitcoin è aumentato del 30% in linea con il rally del 23% che ha portato Bitcoin a 53.000 dollari, livelli visti l'ultima volta nel dicembre 2021. L'open interest raggiunge quindi 22 miliardi di dollari. Vi ricordate cosa è accaduto l'ultima volta da questi livelli? Quando raggiunse i 22 miliardi di dollari, ricordate cosa accadde? Praticamente il 12 di aprile 2021 e l'8 di novembre 2021, beh, ci fu naturalmente un'esplosione del prezzo di Bitcoin e quindi un aumento di afflussi anche degli ETF spingono naturalmente l'idea che possa veramente andare a prezzi veramente sconosciuti, quindi in price discovery. Per quanto riguarda gli ETF, quindi il continuo sentiment rialzista degli investitori sembra essere guidato dall'aumento di questi afflussi di ETF, mentre aumentano i deflussi degli ETF invece sull'oro, a seguito dell'approvazione degli ETF Bitcoin spot da parte della Securities Exchange Commission, ossia la SEC americana, avvenuta il 10 di gennaio di quest'anno. Naturalmente qua abbiamo i dati di Farside Investor che mostrano proprio che in 6 settimane dall'inizio delle contrattazioni, dall'11 di gennaio, sono entrati negli ETF 4,91 miliardi di dollari. Poi andremo a vedere naturalmente i dati più aggiornati. Comunque l'articolo naturalmente è questo sugli afflussi e naturalmente ve lo inserirò in descrizione per maggiore informazione. Per quanto invece concerne l'articolo sul hackeraggio dell'account X di MicroStrategy, voi dite magari un privato oppure no, un'azienda, anzi un'azienda con tanto capitale è stato hackerato. Praticamente l'account X di MicroStrategy ha subito che cosa? Da parte dei follower che hanno praticamente indirizzato, ma comunque visionato, i più furbi non hanno aperto il link,
era presente all'interno dell'account X dove gli hacker hanno avuto possibilità di accedere, di caricare praticamente un file con una descrizione di collegamento, un indirizzo di phishing praticamente, con il dominio di MicroStrategy, che promuoveva, non MicroStrategy, ma naturalmente l'hacker, una distribuzione di airdrop di fantomatici token di MicroStrategy chiamati MSTR. Naturalmente i più analitici, quelli che praticamente razionalmente hanno capito che poteva essere una truffa, non hanno cliccato in questo link e hanno magari cercato direttamente nelle proprie email informazioni relative a MicroStrategy o addirittura all'interno del sito della società MicroStrategy. Coloro che invece hanno cliccato praticamente hanno subito la perdita consistente dei propri capitali. Si stima circa mezzo milione di dollari potrebbe essere stato rubato e qui ci sono anche l'indirizzo di chi ha subito 440 mila dollari persi, rubati, compromessi proprio per il click su questi fantomatici airdrop. Per chi non sapesse, per chi è appena iniziato proprio nel mondo delle criptovalute, l'airdrop non è nient'altro che un regalo o dei token che vengono donati a coloro che magari ne posseggono di altro tipo. Per esempio, voi avete Ethereum o Solana, esce un token all'interno della piattaforma di Solana, e vi vengono donati semplicemente per il fatto che li avete in deposito presso un exchange oppure presso un decentralizzato, una ledger o altro. E questi sono quelli più gratuiti, quindi quelli più ghiotti dal punto di vista dei perché poi potrebbero naturalmente salire. Quindi quando uno possiede qualche criptovaluta e vengono donate da parte della struttura o da un exchange un determinato token naturalmente è molto ghiotto e tutti approfittano e cliccano. Questi click naturalmente hanno compromesso alcuni account e naturalmente c'è stata praticamente la perdita da parte di una persona di 440 mila dollari. Adesso, visto che abbiamo parlato un po' di ETF, un po' di fondi di investimento, del passaggio a Bitcoin e la perdita dei fondi di investimento in oro degli ETF, parliamo un attimo appunto degli ETF su Bitcoin. Come potete vedere, lasciando perdere naturalmente la variazione delle quantità con le candele che mostrano ovviamente i partecipanti a questi investimenti più grossi, andiamo a vedere praticamente il grafico cumulativo dello spot di Bitcoin che attualmente segna come giornata del 23 di febbraio, quindi relativa praticamente alla chiusura della settimana che è passata, un raggiungimento di 51,59 miliardi di dollari. Naturalmente questo valore sicuramente rispetto al valore che attualmente è inferiore, sicuramente ma verrà superato quello degli ETF, sappiamo che l'overview della DeFi, ossia del comparto decentralizzato, copre 81,14 billion dollari, quindi miliardi di dollari. Quindi sicuramente in salita, ricordiamo che qualche giorno fa eravamo a 60 e si dirige prepotentemente a toccare i massimi che sono questa candela prima di questo picco degli 80, vedete in questo punto che ci trovavamo proprio ancora a maggio 2022, quindi chissà potrebbe crescere anche la componente DeFi. Per quanto riguarda invece la classifica delle criptovalute, notiamo che Bitcoin è sempre fermo intorno ai 51.358 dollari in questo momento, 367, con una perdita settimanale di 1,42% nelle ultime 7 giorni, mentre Ethereum sale del 6% ed è attualmente a 3.075, seppur ha toccato e superato ampiamente i 3.130 dollari. Terza posizione per il dollaro Tether come stablecoin, quarta per BNB a 58 miliardi, tallonata dalla solita Solana a 45 miliardi, in quinta posizione Ripple sesta, dollaro Circle settima, ottava Cardano, ADA, Avalanche ticker AVAX nona posizione, Dogecoin decima posizione a 12,2 miliardi di dollari. Queste sono le prime 10 posizioni. Andiamo a vedere naturalmente la situazione dal grafico su TradingView e notiamo proprio che il grafico dell'oro flette leggermente, seppur si mantiene in modo laterale intorno ai 2000 dollari, quindi mantiene sopra i 2000 dollari, che è una soglia potenzialmente psicologica interessante, ma comunque sopra un pochino della perdita dei fondi di investimento in oro ETF, l'argento, stesso discorso del movimento laterale su una media mobile leggermente al di sotto della media mobile a 12 periodi, quindi potrebbe flettere un pochino a ridosso di questa situazione. Vediamo euro contro dollaro che si trova in questo momento a 1,08 contro il dollaro, quindi ci troviamo praticamente in un movimento laterale, sinusoidale quasi, che dice praticamente tutto, sideways, praticamente lateralizzazione.
Se invece dovessimo andare a visualizzare la situazione dell'indice del dollaro, vedete come l'indice del dollaro anch'esso si muove leggermente a ribasso in giornata odierna, in attesa anche delle notizie, perché comunque sapete che i tassi di interesse sono stati comunque posticipati, quindi stiamo attendendo notizie dal mercato e lo andremo a vedere naturalmente su investing.com. Investing.com, che è il livello di economic calendar, calendario economico, che ci dà l'indicazione praticamente sulla situazione delle notizie di questa giornata, danno almeno tra 29 minuti il new home sales, quindi un'indicazione sicuramente importante, ma siamo comunque in attesa domani di vedere il consumer confidence di febbraio e quindi sui beni durevoli naturalmente come numerazione di ordini, come numero di ordini mese per mese, che potrebbero sicuramente essere importanti. Naturalmente chiude la maggiore rilevanza anche le situazioni della Germania come CPI e poi naturalmente a livello americano anche il PCA Price Index a gennaio e l'inizio delle richieste di disoccupazione e naturalmente non scordiamoci quelli manifatturieri di venerdì 1 marzo. Ma torniamo naturalmente a noi e guardiamo naturalmente la situazione del Bitcoin. Bitcoin che per il momento a livello di grafico, vediamo di ingrandire così, evitiamo le tratteggi delle resistenze e supporti che sono ormai veramente presenti in questo grafico che vado di volta in volta ad aggiornare. Vedete come il prezzo ha queste 2 settimane di leggero calo, avendo raggiunto i 53.000 dollari, adesso si muove in questa direzionalità praticamente laterale, se dovessimo andarla a visualizzare con candela giornaliera. Per quanto riguarda invece, per esempio, Ethereum, la situazione di Ethereum mostra naturalmente un continuo raggiungimento dei massimi e candela giornaliera magari flette leggermente in questo momento a 3076, ma ricordatevi che ha toccato i 3128 e quindi si sta muovendo sicuramente forte almeno fino alla giornata precedente di ieri che ha chiuso sicuramente in rialzo. Andiamo a guardare naturalmente anche a candela settimanale, come vedete che un movimento così forte chiama sicuramente un ristorno, un ritorno del prezzo intorno ai 2.886 dollari, che potrebbe essere naturalmente un prezzo di entry successiva per coloro che vogliono riacquistare Ethereum. E quando invece concerne naturalmente la terza criptovaluta, dove il dollaro Tether, ma quella è una stablecoin, vedete come il prezzo anche di BNB, il ticker di Binance Exchange, centralizzato, vedete come questo ticker si sta muovendo sicuramente con una certa forza che guardate questo prezzo in cui si trova in questo istante corrisponde esattamente al picco che ha raggiunto proprio in questa fase che è il periodo del 7 di novembre del 2022. Volendo naturalmente queste sono candele settimanali, dovessimo andare a visualizzare la candela giornaliera, il prezzo comunque mantiene una certa movimentazione con una candela a 12 periodi che si muove praticamente all'unisono, quindi sembra al di sopra con una leggera flessione, ma poi riparte, quindi sta andando a toccare i 421 dollari che avevo individuato come valore di possibile resistenza, o comunque nell'intorno dei 420-440 dollari, più o meno, ragazzi, prendetela sempre come valori di media e non valori assoluti netti che si possono raggiungere. Per quanto invece concerne Solana, naturalmente la solita ritardataria, si sta muovendo lateralmente, leggermente a ribasso, sui 100 dollari all'unità, con una media mobile a 12 periodi leggermente al di sopra del prezzo in questo momento. Quindi sicuramente abbiamo questa situazione che dovete comunque controllare. Per quanto riguarda la dominance di Ethereum, sale, ha raggiunto il picco dei 19,27 e in questo momento leggera flessione a 19,15%. Naturalmente la salita della dominance di Ethereum rispetto a quella di Bitcoin pone un'attenzione certa a dei concetti di valutazione, di spostamento dell'utilizzo delle criptovalute magari da Bitcoin verso Ethereum. Se dovessimo andare infatti a visualizzare Bitcoin potete osservare come la dominance sta scendendo, cioè molto più capitale rispetto a prima, si sta spostando da Bitcoin verso altre criptovalute. Andiamo adesso ad osservare il grafico di Ethereum contro Bitcoin, che mostra naturalmente la forza di Ethereum contro Bitcoin ed è abbastanza chiara come il trend è stato raggiunto come in precedenza candela giornaliera nel periodo di inizio gennaio 2024. Questo naturalmente pone le basi a una possibile test dei 0,06 di Bitcoin come valore di Ethereum. E questo è innegabile. Ricordo sempre che questo grafico epurato dai valori dei dollari permette a voi di poter controllare la forza di una criptovaluta rispetto a un'altra. Di solito
potete farlo naturalmente non solo di Ethereum contro Bitcoin, ma di BNB contro Bitcoin, di Matic contro Bitcoin, di Solana contro Bitcoin. Farlo naturalmente contro Bitcoin significa togliere praticamente il dollaro, ossia la valuta denominatore, da una considerazione prettamente di fluttuazione di prezzo a valuta a base fiat, e quindi vedete praticamente la forza della criptovaluta in modo chiaro e sincero. Almeno lo vedete chiaramente come in questo momento si sta muovendo con una certa forza. Naturalmente, se dovessi andare a visualizzare a grafico a candela settimanale, ce ne vuole ancora un po' per poter toccare una direzionalità di prezzi nella media intorno ai 0,07 Bitcoin, che porrebbe naturalmente le basi a delle direzionalità verso i massimi dei massimi, quando aveva toccato naturalmente valori molto più alti degli attuali 3.000. Ma naturalmente siamo ancora lontani e dobbiamo naturalmente analizzarle tutte. Concludo naturalmente dicendo sempre di stare attenti ad eventuali link, il problema del phishing che potete ottenere tramite le mail, quindi leggete attentamente le mail, ma non solo leggete il contenuto, ma cercate di vedere praticamente da dove provengono, quindi il link dell'email che vi hanno mandato. Guardate sempre l'email da dove proviene questa email, non solo la facciata con magari l'icona della bella azienda MicroStrategy o ArcheInvest o addirittura Grayscale, o quello che volete, BlackRock. Non guardate quella, ma andate sempre a visualizzare da dove proviene. E naturalmente, prima di cliccare sull'eventuale airdrop che magari vi chiede l'accesso al vostro wallet con delle credenziali, quindi mettere in chiaro il vostro seed, ossia le parole importanti, le 24 parole nel caso della legge, le 12 nel caso di MetaMask, che vi permettono di mettere in chiaro il vostro hardware wallet, e quindi avere la possibilità con un clic di firmare, di autorizzare, magari autorizzare a visualizzare queste parole che non sarebbe magari il caso di fare. Quindi occhio e attenzione, come consiglio sicuramente di stare molto attenti a quello che vi arriva e soprattutto nei social, quello che molti scrivono, perché soprattutto nei social spesso si parla di truffe. Quindi spero di esservi stato utile con questa descrizione. Rinnovo naturalmente tutti di iscrivervi, di attivare la campanellina e di lasciare naturalmente un like per sostenere il canale. Spero di esservi stato utile. Ciao, grazie e alla prossima.